Salve, benvenuti a Nuova Musica Antica, sono Nicola Ferroni. L'episodio di oggi è dedicato al sistema di temperamento mesotonico regolare a un sesto di comma sintonico. Si tratta di un sistema che ho descritto nel dettaglio in una pagina del mio sito dedicata espressamente all'argomento in cui sono descritte le ragioni storiche. Il sistema si affermò tra il 6 e il 700 in Italia e anche all'estero. Sono descritte le procedure di accordatura e le caratteristiche dei vari intervalli del sistema. Rimando dunque a questa pagina attraverso un link che ho messo nel box sottostante. La procedura consiste di due fasi sostanzialmente. La prima fase prevede l'accordatura di intervalli di giusta intonazione, la terza maggiore, la quarta e la quinta giuste, per arrivare ad un intervallo, l'intervallo di tritono, anch'esso nella proporzione naturale di 45 a 32. Si tratta di un tritono di giusta intonazione che risulta dalla somma di una terza maggiore pura con una seconda maggiore pura o pitagorica. La seconda fase invece prevede l'uso del metronomo come strumento di riferimento per ottenere una pulsazione regolare all'interno della quale scandire quartine, quintine, duine di battimenti prodotti dai vari intervalli. Sono le terze maggiori, sono le quarte, le quinte, le seste maggiori. E questi intervalli pilota, intervalli di riferimento, servono per creare l'esatto scomparto dell'ottava. Teniamo presente che il sistema è regolare, che significa che tutte le quinte, o meglio 11 su 12, sono temperate, cioè sono strette rispetto all'intervallo naturale giusto, puro, di un sesto di comma. Questa quantità equivale a circa 3 sense e mezzo. Per questa operazione di scomparto, cioè la creazione della suddivisione dell'ottava, utilizzo un organo di prova il cui corista alla temperatura di 20 gradi centigradi è di 440 Hz. Dico questo perché le tabelle con i vari dati riferiti ai battimenti sono rapportate alla temperatura di 20 gradi e al corista di 440 Hz. Nel caso la temperatura fosse più alta di questo standard, inevitabilmente bisogna ricalcolare il corista che si alza e il numero di battimenti aumenta. Se la temperatura invece è più bassa dei 20 gradi previsti, il corista sarà calante e i battimenti diminuiranno. Thank you.
terminato lo scomparto dell'ottava di riferimento, quella compresa fra la canna di due piedi e quella di un piede, cioè fra i due do di riferimento, dobbiamo riaccordare le note ausiliarie che, come avete visto, ho collocato nell'ottava superiore, anzi nella quinta superiore, tra il do di un piede e il sol di due terzi di piede. Queste note vanno riaccordate naturalmente all'ottava, in ottava pura, con l'ottava di scomparto. Prendiamo ora rapidamente in considerazione le caratteristiche salienti del sistema mesotonico a un sesto di comma. Come tutti i sistemi regolari, di temperamento regolare, anche questo sistema presenta la coesistenza di due tipi di semitono. Il semitono piccolo, che in questo caso misura 88,6 cent, e il semitono grande, che misura 108,1 cent. Abbiamo cinque semitoni piccoli, che sono semitoni di tipo cromatico, cioè il semitono che intercorre fra due note che hanno lo stesso nome, una delle quali è alterata. Do, do diesis, mi bemolle, mi, fa, fa diesis, sol, sol diesis, si bemolle, si. L'altro semitono è un semitono diatonico e intercorre fra note che hanno nome diverso, una delle quali può essere alterata. Il semitono diatonico, ripeto, è di 108,1 cent e intercorre fra do diesis e re, re mi bemolle, mi fa, fa diesis sol, sol diesis la, la si bemolle e ultimo si do. La scala cromatica è meno caratterizzata rispetto alla scala cromatica che si può ascoltare nel sistema di temperamento a un quarto di comma o in quello a un terzo di comma. Questo perché le quinte sono leggermente meno strette, sono strette di un sesto di comma anziché di un quarto di comma, e quindi la differenziazione fra i vari intervalli è meno pronunciata. Comunque persiste una certa caratterizzazione degli intervalli di semitono cromatico rispetto agli intervalli di semitono diatonico. Per quanto riguarda l'intervallo di seconda maggiore o tono, il sistema presenta, come tutti i sistemi di temperamento regolare, 10 toni tutti della stessa ampiezza, cioè 196,7 cents. Questi 10 toni si trovano tra le note mi bemolle fa, sol, la, si, do diesis, oppure ancora tra si bemolle do, di semitono, gli intervalli di tono, le terze diminuite, sol diesis, si bemolle, do diesis, mi bemolle. Rimangono ora gli intervalli che più interessano l'armonia, cioè le terze, minori e maggiori, e le quinte e quarte. Le terze minori misurano in questo sistema 304,9 cents, diciamo 305 cents, e sono tutte strette rispetto all'intervallo naturale di giusta intonazione di 10,8 cents, cioè di mezzo comma sintonico. Ora, stando alle affermazioni di Salinas e di Zarlino, quando si tempera un intervallo, esso, se è una consonanza, conserva questo sapore di consonanza sino a che il grado di temperamento giunge al mezzo comma sintonico. Oltre, l'intervallo perde la caratteristica di consonanza, non è più tollerato come tale.
E dunque abbiamo 9 terze minori che si possono ancora considerare consonanze sul limite proprio, e sono le terze minori Do Mi bemolle, Do diesis Mi, Re Fa, saltiamo a Mi Sol, saltiamo a Fa diesis La, Sol Si bemolle, Sol diesis Si, La Do, saltiamo a Si Re. Come potete ascoltare, il numero di battimenti è abbastanza marcato, è abbastanza rapido nella zona grave. E va aumentando notevolmente nella zona acuta. Tuttavia l'intervallo è considerato ancora accettabile. Le seconde aumentate, cioè gli intervalli Si bemolle Do diesis, Fa Sol diesis, Mi bemolle Fa diesis, non sono considerabili quindi come terze in armonia, come terze minori, rimangono delle seconde aumentate e quindi rendono impraticabili tonalità minori come il Fa minore ad esempio. Questo intervallo di seconda aumentata, Fa Sol diesis, misura 285,3 sensi. Tuttavia il suo sapore, per quanto aspro, è ancora tollerabile e caratterizza fortemente la tonalità, ad esempio, di Fa minore o quella di Si minore. L'altra consonanza molto importante dal punto di vista armonico è la terza maggiore. Il sistema presenta terze maggiori molto larghe, 393,5 sens, quindi piuttosto lontane dall'intervallo puro nel rapporto di 5 a 4, 386 sens, ma ancora migliori rispetto alle terze maggiori del sistema equabile che valgono 400 sens. Queste terze maggiori sono 8, dicevo, e sono nelle tonalità più praticate, Do maggiore, Re maggiore, Mi bemolle maggiore, Mi maggiore, Fa maggiore, Sol maggiore, La maggiore, bemolle maggiore. Quattro intervalli di quarta diminuita sono fortemente dissonanti e non sono assimilabili a terze maggiori. Questi intervalli misurano 413 sens, dunque sono molto lontani dai 393,5 sens delle terze maggiori, e sono delle quarte diminuite Sol diesis Do, Do diesis Fa, Si Mi bemolle, Fa diesis Si bemolle. Tuttavia il rivolto di questi bicordi è una quinta aumentata, per esempio Mi bemolle Si, che come potete sentire ha perso completamente questo carattere di dissonanza. La quarta diminuita Si Mi bemolle, con un fortissimo numero di battimenti, e Mi bemolle Si, che si avvicina moltissimo, è leggermente più larga di un intervallo nel quale le note sono nel rapporto di 11 a 7, ed è dunque un intervallo di giusta intonazione. Questa caratteristica fa sì che le triadi,
che usano questo intervallo di quinta aumentata, che per enarmonia potrebbe diventare una sesta minore, sono utilizzabili, cioè la formazione di Mi bemolle, Fa diesis, Si, è una formazione, non dico consonante, ma comunque tollerabile. Anziché il Re diesis abbiamo il Mi bemolle, ma l'intervallo di quinta aumentata Mi bemolle Si è abbastanza consonante. D'altra parte anche il primo rivolto dell'accordo della triade maggiore sul Do diesis e il primo rivolto della triade maggiore di Fa diesis è utilizzabile. Non è utilizzabile invece il primo rivolto della triade maggiore costruita sul La bemolle, perché appunto il La bemolle è un Sol diesis e qui abbiamo il lupo Sol diesis Mi bemolle. Nel rivolto abbiamo Mi bemolle Sol diesis e non possiamo aggiungere il Do sotto, perché anche se il bicordo non è dissonante, ma l'aggiunta del Mi bemolle produce una triade fortemente dissonante. Come abbiamo visto, il lupo si colloca fra le note Sol diesis Mi bemolle, cioè è una sesta diminuita. Se la vogliamo considerare enarmonicamente come Sol diesis Re diesis, dobbiamo chiamarla quinta molto larga, 5 sesti di comma meno lo schisma, più larga dell'intervallo naturale. Questo intervallo misura 717,9, 718 sesti. Il suo complementare è una terza eccedente, Mi bemolle Sol diesis, che non è utilizzabile dunque dal punto di vista melodico e armonico. Gli intervalli di quarta sono tutti più larghi rispetto all'intervallo naturale, sono larghi 501,6 sensi, cioè sono temperati di 3,6 sensi, un sesto di comma. Anche le quinte, per conseguenza, sono temperate, cioè sono strette rispetto all'intervallo naturale di un sesto di comma, misurano 698,4 sens, sono temperate di 3,6 sens. A mano che si sale nell'ottava, il numero di battimenti aumenta sino a raddoppiare all'ottava superiore. Per conseguenza, le quinte nella zona grave dello scomparto hanno ancora un carattere abbastanza morbido, battono meno velocemente che le quinte del quarto di comma o del terzo di comma, ma più velocemente delle quinte del sistema equabile. Dal Fa a salire il numero di battimenti si fa gradualmente più sensibile. C'è il lupo, Sol diesis, Mi bemolle. Tritoni che abbiamo visto sono intervalli di giusta intonazione nel rapporto di 45 a 32. La loro ampiezza, 590 sens, fa sì che l'intervallo complementare, cioè una quinta diminuita, sia larga 610 sens. Proprietà di queste quinte diminuite, per esempio Do diesis Sol, è la formazione di un suono differenziale, cioè di un terzo suono che si colloca all'ottava inferiore rispetto a quella della quinta ed è posto una terza minore sotto la nota più grave del bicordo.
quindi se il bicordo è do diesis sol, io ottengo un si bemolle la diesis all'ottava inferiore. Dovrebbe essere abbastanza sensibile la presenza di questo terzo suono risultante, e la presenza di questo suono conferisce una particolare sapore alla triade o alla quadriade che viene formata attraverso le quinte diminuite. Per esempio la quadriade di sensibile di Mi minore, Re diesis, Fa diesis, La, Do, nel primo rivolto presenta la quinta diminuita La Mi bemolle, che genera un terzo suono che si colloca una terza minore sotto il La, quindi un Fa diesis, rinforzando quindi il Fa diesis che già produciamo nella quadriade, ma all'ottava sotto. Termina qui la puntata dedicata al sistema mesotonico a un sesto di comma. Se avete curiosità o desiderate esprimere qualche richiesta per i prossimi video, siete liberi di farlo postando commenti nel box sottostanti oppure attraverso i social network nella mia pagina Nuova Musica Antica su Facebook oppure nel sito. Vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima.